Ed eccoci qua, di nuovo a Teatro Orione, per la 18ª edizione di Magia dell'Opera. Quest'anno con il Don Pasquale di Donizetti, dopo il Barbiere di Siviglia dell'altro anno. Quest'anno un'opera per certi versi altrettanto divertente, ma con delle vene patetiche, emotive, toccanti, che fanno scoprire ai bambini non solo il gusto della battuta e della risata, ma anche quello dell'emozione. Allora, direzione artistica di Luca Canonici, che ci segue, ci supporta e ci sostiene da anni e che ha curato in particolare la regia di quest'opera. La direzione musicale è di Lorenzo Di Stefano, che ha curato anche l'arrangiamento, che poi mandato in onda, per così dire, da un ensemble strumentale. E poi abbiamo tra gli interpreti dei volti giovani, dei volti nuovi e qualcuno invece già conosciuto. E soprattutto abbiamo una platea con tantissimi piccoli, tantissimi proprio dai 3 anni ai 5 ai 6, oltre a quelli più grandini fino più o meno ai 13 anni. E non sono solo romani, ma vengono da Cisterna di Latina, da Orvieto, da Civita Castellana, da Ferentino, da Passo Scuro. E sono arrivati tutti qui stamattina con i loro pullman, contenti, emozionati ed entusiasti all'idea di partecipare insieme ai nostri cantanti e al nostro ensemble musicale. Siamo sempre felici e grati al Teatro Orione che ci ospita e ci assiste nella gestione di questo pubblico giovanissimo. Tutto questo è possibile anche grazie ai nostri sponsor, la Federmanager e Manager Solutions e anche la collaborazione con il Comitato per l'introduzione della musica per tutti gli studenti è un aspetto importante di queste nostre produzioni che hanno un intento soprattutto formativo, dove il divertimento è parte della formazione, ma non è l'obiettivo principale, è, come dire, il condimento, il pizzico di sale sul piatto importante.